Solito sogno, eh? Più o meno. Sì, continua a tormentarmi. Giusman! Sono vivo! Ottimo lavoro. Avete dato il massimo. Quei bastardi... È passata una settimana da quel treno. Il plotone è nel cuore di Parigi e collabora con la Resistenza. Rousseau e Crowley hanno un piano per sabotare l'occupazione. Vogliono colpirla al cuore. Usando i documenti recuperati dal treno, io e Rousseau ci spacceremo per ufficiali nazisti per infiltrarci nella guarnigione. Da questa parte, signori. A capo della guarnigione c'è l'SS-1 di Polizeiführer Heinrich. Per arrivare a me, ha ucciso i miei genitori. Poi mio marito. E infine mio figlio. Stanotte, tutto quello che abbiamo perso, per cui abbiamo lottato, avrà un senso. Ci riprendiamo la nostra città. La guarnigione. Là il nostro contatto ci fornirà gli esplosivi. Faremo saltare i cancelli. Sarà il segnale per entrare in azione. Contiamo su di voi. Bene, ragazzi. Via. Si comincia. I crocchi ce la faranno sudare. Se siamo sopravvissuti a Pearson, siamo pronti a tutto. Ho combattuto con lui a Kasselin. Ha coraggio da vendere. Non manca molto, mes amis. Ma prima... entriamo nella tana del lupo. Ci vediamo lì. Posto di blocco. Andiamo. Presto quest'incubo sarà finito. Se ti fermano, la tua copertura deve essere a prova di bomba. Ripassiamo la vita. Tu sei Gerda Schneider, un addetto militare. Herr Spiegel dell'intelligence straniera ti ha ordinato l'evacuazione di Heinrich a Berlino. Prenditi del tempo, studia il dossier. Non possiamo sbagliare. Piazzare il nostro agente ci è costato moltissimo. Devi trovarlo. Scambia le vostre valigette. Sperando che abbia gli esplosivi che ci servono per i portoni. Ti preoccupi troppo, maggiore. È il mio lavoro. Vediamoci davanti alla guarnigione, a operazione conclusa. Chi ti manda? Herr Spiegel. Bene. Comunque vada, appena fai lo scambio, devi restare in possesso della valigetta a ogni costo. A questo punto, voglio andare fino in fondo a tutti i costi. Danke sehr, fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich wurde aus Berlin hierher versetzt. Seltsam. Laut Ihren Papieren sind Sie hier, um Polizeiführer Heinrich bei seinen Reisevorbereitungen zu helfen. Beeilen Sie sich, Whitebeil, ich bin in Eile. Natürlich, mein Herr. Sie können weiter, Fräulein Schneider.
Ricorda, il nome del tuo contatto è Fisher. Indossa un uniforme grigia da ufficiale. La frase in codice? Verlaine. A presto. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe nehmen. Schmidt, schön, Sie zu sehen. Das muss ja neu sein. Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde auf. Das Treppenhaus ist nur für Autorisiertes. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Woche nicht mehr in meinem Bett geschlafen. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Psst, man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Sicher doch. Facciamo presto. Sei pronto a fare lo scambio? No, sei in anticipo. E ora io ho un briefing. Metterò gli esplosivi in una valigetta uguale alla tua. Faremo lo scambio nella sala di guerra. Fammi strada. No, mi tengono d'occhio. Con la tua copertura entra nell'ufficio di Heinrich al terzo piano. Da lì puoi arrivare all'ala nord ed evitare i posti di blocco. Meglio non farsi vedere insieme. Ora va, ci ritroviamo alla sala di guerra. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster sozusagen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider. Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war im Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir. Norsisch. Vielen Dank. Danken ist er noch nicht. Fräulein Schneider,
Ora, se non le dispiace, preferirei conversare in italiano. Questo perché, come saprà, la pratica rende perfetti. Bitte. Nehmen Sie das Platz. Si accomodi. Così, Herr Gruber ha mandato lei per organizzare il mio viaggio. Quale onore. Sì, Herr Gruber la vuole a Berlino. Davvero, Fräulein Schneider? Pensavo fosse Herr Spiegel a mandarla. Oh, beh, l'unica costante è il cambiamento. Possiamo solo adattarci. La vedo così tesa. Beviamo qualcosa. Al mio ritorno in Vaterland. I francesi sono una brutta razza. Ma devo ammetterlo, mi mancherà la loro cucina. Pensi all'ortolano, quel delicato uccello canterino. Gli vengono cavati gli occhi per farlo farcire. Infine viene annegato nel cognac. Ingegnoso. Non so che cosa mi mancherà di più. Se gustare la sua carne o guardare mentre lo ammazzano. Però c'è una cosa di cui sono sicuro. La più grande soddisfazione è stato guardare tuo figlio agonizzare sotto il mio stivale. Osso! Questo è per i miei compagni! Questo è per mio figlio! Questo è per me! Vive la Resistance! Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es wird Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor! Was soll die Aufregung? Schicken Sie zwei Patrouillen zu. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Sind Sie bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Muss man sich darum wohl Sorgen machen? Nein, noch nicht. Aber wir dürfen. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch.
Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Ah! Non mi deludi mai. Siamo compromessi. Adesso sono tutti in allerta. Hanno preso il contatto. Dimmi che hai fatto lo scambio. Sì, ho gli esplosivi. La missione continua. Piazza le cariche e poi incontriamoci nel cortile. Devo fare piano. Troppo rischioso. Grazie. Se hai bisogno, mi trovi qui. Ancora uno. Ho pensato di darti una mano. Ben fatto. Ora mettiamo l'ultima carica al portone su. Adesso tocca a te e alla tua squadra, Daniels. Qualcosa non va. Attacchiamo subito. Consegnato. Attaccateli! Andiamo, soldati. La tua regione ha bisogno di noi. Brighiamoci, i Crook si batteranno fino all'ultimo. Guarnigione ai tedeschi. Kit medico, qua! Crowley!
guarnigione è quasi nostra. Non è ancora finita. Presto i tedeschi passeranno al contrattacco. Prepariamo le difese. Seguitemi. Jerry è ancora dentro, dobbiamo eliminarlo! Entdeckung, los, los! Ecco, tieni. Rousseau, lancia un fumogeno! Libera l'atrio e setaccia il palazzo! Arrivano i rinforzi nemici! Bene, forza! Kit medico, qua! Daniel, Ziosman, al secondo piano. Noi faremo piazza pulita dei nemici qui sotto. Bin kein Nazi! A terra! Adesso giù! Stanza libera. Prepariamo delle difese. I tedeschi sono vicini. Da qui li vedremo arrivare. Se si avvicinano, usiamo le Molotov. Si combatte in tutta la città. Ce l'abbiamo quasi fatta. Avanzano con la copertura dei fumogeni. Ecco che arrivano. Daniels, mira all'autista. Gli altri aspettino che siano a tiro. Bel colpo. Mitragliatrici, fuoco! Proteggiamo quel ponte. Lanciafiamme là davanti! Cecchini, nel palazzo oltre la Senna! Si avvicinano troppo! Nemici davanti, usa le Molotov! Tira una granata! Semicingolati sul ponte più lontano! Distruggi l'arma di quel semicingolato! Stanno avanzando! Usa le bombe Molotov! Cingolato nemico! Daniels, usa quel Panzerschreck per distruggere il semicingolato! Si ritirano! Ce l'abbiamo fatta, nemici respinti!
È fatta, Daniels! Ora torniamo dagli altri! Crowley e Pearson sono laggiù! Lavoro favoloso, signori. Favoloso. Ci siamo riusciti. Le forze di De Gaulle entrano in città. Ora champagne e caviale non ce li leva nessuno. Ehi, Daniels, credi ancora che ci sia qualche ragazza in cerca di un bel soldato? Scusami, era solo per confortarti. Adesso me lo dice. La città delle luci. Finalmente. Qualcosa da festeggiare, Crowley? Non si torna indietro. La Francia si è ripresa Parigi. Ah, non è ancora finita. La guerra continua. Pearson, lasciamoli festeggiare. Questo lo lascio a te. Occupare la guarnigione e aiutare a liberare Parigi è un'impresa che non dimenticherò. Diamine, credo di aver visto Pearson sorridere. Dobbiamo tenere viva questa sensazione fino al Reno.